Due giocatrici esperte, la più esperta delle due è Maya Rosenzuma, che vince la palla 2 e allora si parte. Alandi, le indicazioni di coach Pillo Terzolo in panchina, vuole la ricezione di Van Loo! Primo squillo rigorosamente da oltre l'arco per Giulio Van Loo. Taglio di Vesterich, blocco di Smith, Bestagno lo esplora, colpo a legge, arresto, tiro! Il ferro si deve, la conclusione, come prima, va fuori per il piazzato! A segno di Vesterich, tabella evidentemente non dichiarata, tabellata da due punti peraltro. Pronta a rientrare, ad entrare per la prima volta nella partita Erika Reggiani, Landi da tre! Bang! Smith attacca Ruzicova, Ruzicova gliela sporca! E allora può partire il contropiede di Moncalieri, Landi! Altro punto di Landi! Dietro, a breve rivedremo sul terreno di gioco Ruzicova, intanto Galbiati! Bang! E c'è anche il tiro libero! Penetrazione, avvicinamento, il ferro sputa la sua conclusione. Corre allora Moncalieri per il gran finale, ci prova Giacomelli! Boom! The Captain! And the Truth, ovviamente! Lei è Ruzicova, non c'è spazio, Van Loo lo trova lo spazio! Lo crea lo spazio! Giulio Van Loo! Per Ruzicova! Lei prende, attacca Miletic, arriva fino in fondo e senza alcun tipo di disturbo può mettere i due punti. Che sfida Bona, leva via con facilità e irrisoria! Due punti! Più uno eventuale per Giulio Van Loo! La prende in consegna proprio Reggiani, Bestagno l'attacca perché sa che può farlo! E due punti del capitano, da capitano! Galbiati vuole Ruzicova su di lei, la attacca e mette un gran tiro. Da parte, vuole un taglio, non c'è nessuno, c'è Van Loo con i piedi a postissimo! Giulio Van Loo! Fino a Devic, Devic attacca, si arresta, va al tiro. Molto ben costruito, che offre una soluzione preferita a Van Loo, che di nuovo prende, di nuovo tira, di nuovo segna! Giulio Van Loo, ancora lei, 27-24! Moncalieri col vento in poppa va però a frangersi sulla super difesa di Bestagno, che non lascia passare Toffoli. Bestagno sfida Cordola prima di andare nell'angolo da Albano, lottata, non so come definirla altrimenti, da parte del suo allenatore, persa Cordola, altri due punti, fuori Miletic, dentro Cacici, giocata da Campetto, super di Mazza. Tempo a coprire Van Loo, va fuori da tripla, che serve il blocco con quelle mani, con quell'anima. Palleggio, due palleggi e poi trovata Van Loo che ovviamente tira. Bang! Ancora lei, il balzo di Smith preziosissimo, su di lei Cordola, Smith va via, che azione, che canestro, Jenny Smith! Ote ai gomiti, servizio di Galbiati, ancora! Ancora Smith! Si scuote Broni, si scuote Smith! Rischia per un attimo l'accompagnata Van Loo, che poi va al fuoco! Le fiamme ancora! Di Giulio Van Loo! Senza pietà, va da Dedic, altro piazzato e questa volta la posizione più congeniale. Bestagno a tutta velocità nell'angolo per Galbiati, che scocca la tripla! Bang! Canestro molto importante di Galbiati. Vesterich sul terreno di gioco. Galbiati lascia lì Giacomelli e poi Smith. Bel fonato qui l'attacco di Moncalieri. Bestagno attacca Giacomelli! Bestagno! Wow! Attacca Cordola, le sguscia via e mette i due punti. E del quarto che vanno all'unisono Giacomelli! Ancora Giacomelli a fine quarto! Corre Cacici, Van Loo vuole Toffolo, Toffolo vuole Giacomelli dall'altro angolo! Medesimo risultato! 1-2-3 per Giacomelli! Ancora un errore, ma c'è Ruzicova che ci prova da vicino! E ci riesce da vicino! La attacca e trova Cordola! Due punti! Ma si sbuccia le ginocchia! Ancora e poi Miletic da tre! E poi Miletic col blitz dentro Cordola! Galbiati
lascia libera Smith. Dall'area attacca Toffolo, Toffolo riemerge e sta con lei. Denic stoppata da parte di Miletic, intossicante giocata di Lea Miletic. Val blitz, Landi va a prendersi anche lei la stoppata da parte di Smith senza alcuna fretta. 10 secondi, 8, 7, corre il cronometro, Van Loo! Bang! Bang! E ancora una volta! Bang! Giulio Van Loo! Applausi per i vichinghi, applausi per Giulio Van Loo! 7-3, 6-2, Moncalieri avanti e c'è anche la standing ovation! Giulio Van Loo! Basta adesso! 29 punti, chapeau, giù il cappello, Mechito la gorra. Vittoria della Cronos Moncalieri, che si abbraccia ovviamente Samira Berrad, autrice dell'abbraccio di squadra, e in mezzo al casino, che è un casino letteralmente, il Pala Einaudi che saluta la vittoria della Cronos Moncalieri.